sono prima di tutto molto contento di poter essere qui a Cefalù, un luogo che desideravo visitare da tanto tempo. Conoscevo il Pantocrator di Cefalù, ma adesso finalmente ho potuto vederlo da vicino e sono contento anche di poter partecipare a questo incontro francescano che aiuta a riflettere su temi di attualità per poter, come cristiani, anche incidere sulla salute. La pace si può costruire anche a partire da paesi lontani da quelli in cui c'è la guerra? La pace si può costruire a patto che ognuno faccia qualcosa per la pace. E per dirla con San Francesco, la prima cosa da fare è avere il cuore in pace, perché lui diceva anche ai frati: non potete annunciare la pace se prima non l'avete nel cuore. Poi, per costruire la pace bisogna avere sempre una riserva di fiducia nei confronti dell'altro, perché la pace si rompe quando, a motivo della paura dell'altro, noi cominciamo a diventare aggressivi nei confronti dell'altro. E poi la pace ha bisogno anche di quelle caratteristiche fondamentali che da tanto tempo ci insegnano anche i papi, che sono la giustizia, la verità, la libertà e l'amore, che diventa anche riconciliazione. Quindi è come una casa che sta su se ci sono delle fondamenta solide. Per sanare una ferita così grande ci sembra sempre necessario individuare da quale parte stanno le colpe. Da quale parte stanno le colpe in Terra Santa? Ed è veramente utile definirlo perché tutto finisca? Ma direi che voler costruire la pace partendo dalla domanda da che parte stanno le colpe è un lavoro destinato al fallimento. Proprio perché la pace non si costruisce incolpando qualcun altro di un qualcosa che ha fatto o non ha fatto, ma la pace la possiamo costruire solo a partire da una disponibilità personale a intraprendere relazioni fraterne con le altre persone, nella convinzione, se siamo cristiani, che abbiamo un unico Padre in Dio, che Gesù Cristo è morto per tutti noi e che lo Spirito Santo guida la storia e l'umanità per farlo in un'unica famiglia. Quindi la pace ha bisogno di un atteggiamento molto attivo da questo punto di vista. Ha bisogno anche di un atteggiamento passivo. E l'atteggiamento passivo qual è? Quello del Cristo in croce. Quando noi non restituiamo colpo su colpo, quando noi spezziamo la logica della vendetta e introduciamo nelle relazioni la logica appunto del perdono, della riconciliazione, e per questo paghiamo anche un prezzo, allora cominciamo a diventare anche costruttori di pace. Davvero dalla Sicilia può partire un cambiamento che raggiunge tutto il mondo? Assolutamente sì, ne siamo convinti. Forse è un po' utopico, ma assolutamente fattibili. Il meeting ha questo desiderio, quello di credere nella possibilità dell'impegno di ciascuno, di trovarci ad essere artigiani di costruzione per il mondo che vogliamo, per questa terra che speriamo, una terra che sia più equa, più giusta, più solidale, che sappia parlare di fraternità, che vada oltre la cultura dello scarto materiale e umano, che possa aprire i propri orizzonti ad un Mediterraneo di pace, che possa allargare le proprie braccia. Ecco, un desiderio grande che parte da questa Cefalù, un desiderio che si innalza per il mondo intero. Vogliamo un mondo che sia veramente fraterno, che possa aprire il proprio cuore e le proprie braccia. E saranno giorni di festa, di gioia, di incontri e di dibattiti. A Cefalù si ritrova il mondo che spera appunto in una società giusta e diversa, il mondo accademico, istituzionale, uomini e donne di buona volontà, giovani e meno giovani. Insieme ne siamo convinti che possiamo tracciare una strada che è quella della fraternità, che è quella che desideriamo veramente. Siamo veramente tanti qui, 500 soltanto i giovani, poi c'è tutta la famiglia francescana adulta. Quali sono i temi che stanno affrontando, da dove parte per arrivare a questo cambiamento, quali sono i sentieri da battere? Beh, il tema di questo meeting è connessi, innanzitutto il desiderio di ritrovarci connessi tutti, convinti che ciascuna parte della nostra vita, ciascuna azione della nostra vita concorre al bene dell'uomo, al bene di questa società che, dicevo poc'anzi, vogliamo costruire.